Guarda che spettacolo con i cavalli in mezzo alla strada dietro una curva. Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Questo vlog inizia così. Sono all'aeroporto di Malpensa, mi sto imbarcando per un viaggio verso l'Argentina dove guiderò la CF Moto 700 MT per un viaggio di 2300 km fino ad Arequipa in Perù. Prima tappa del viaggio, Parigi. Ecco ragazzi, sono finalmente arrivato a Salta. Salta la Linda, una delle città più belle dell'Argentina. La Linda vuol dire appunto la bella. Sono in piazza 9 di luglio, la piazza principale della città. Adesso ve ne parlo un po' perché questa città è già a quota elevata, siamo a 1162 metri. Precisamente fu fondata nel 1582 da Hernando de Lerma, un conquistatore spagnolo che le cronache dell'epoca descrivono come corrotto e violento. Nonostante ciò, come molti conquistatori, ancora era stata qua in città, e adesso sono curioso di andarla a vedere perché ho visto che è stata appunto iscritta con alcuni graffiti, quindi è un po' la sorte che hanno avuto molti conquistatori. Fortunatamente o sfortunatamente, non so cosa dire, però avevano fondato città, avevano un po' oppresso la popolazione e poi alla fine questi personaggi comunque si tenevano le statue nella città perché erano i fondatori. Quindi c'è sempre questa controversia, questa frizione nella storia di gente che fondamentalmente ha creato delle città, ha creato degli avamposti, come in questo caso, che era appunto un avamposto commerciale tra Buenos Aires e Lima, perché qui siamo proprio ai piedi delle Ande, che però erano persone fortemente violente e oppressori della popolazione locale. Ero ovviamente curioso di venire qua a vedere se c'era ancora la statua del fondatore della città, e in effetti l'hanno tolta, sostituita da questo edificio con un pennone su, che credo che sia era dell'Argentina, metteranno su. Ecco, era una piccola curiosità che mi volevo togliere, un po' come quando dicono anche no che Cristoforo Colombo viene osannato come lo scopritore dell'America, ma in realtà uccise moltissima popolazione locale, quindi c'è sempre questa discrepanza. Qua invece si vede che ho visto delle foto su internet che c'erano delle scritte con alla base ho scritto assassino, queste cose così, quindi probabilmente data una protesta della popolazione locale è stata rimossa la statua. Ho anche parlato con la guida per quanto riguarda l'abbigliamento, ho fatto bene a portarmi il 3 strati perché domani, che avremo una temperatura media di 20-25 gradi, poi andremo a 4000 metri e ci avremo temperature ben più fresche. Allora ragazzi, questo è il nostro parco che ci segue, lì c'è Eric che ci accompagna con il mezzo di appoggio, e c'è addirittura una moto in più nel caso se ne rompesse qualcuna, caricata qui dietro, e noi utilizzeremo queste moto qua, sono tutte uguali, sono tutte CF Moto 700 MT. Allora ragazzi, la moto è questa, adesso non vi sto ad annoiare con dettagli tecnici troppo specifici, comunque il motore da 693 centimetri cubi, ha l'ABS multicanale, 66,7 cavalli, serbatoio da 18 litri e pesa poco più di 200 kg a secco. Poi la forcella anteriore regolabile e anche il mono posteriore, che è di qua, anch'esso completamente regolabile. Per quanto riguarda il percorso di domani, andiamo in un luogo tutelato dall'UNESCO, le montagne colorate di Humahuaca, è un sito bellissimo. Faremo 280 km, di cui 50 su sterrato, quindi domani sarà un ottimo banco di prova per quella moto lì. Non vedo l'ora perché i posti saranno fantastici, sono sicuro che ci divertiremo. Ho già conosciuto gli altri ragazzi del team, sono simpaticissimi. C'è Eric che sta sistemando le moto e niente, non mi resta che augurarvi di vederci domani. Per voi un cambio di video, ma per me una notte. Eccoci qua ragazzi, sono le 9 della mattina, ci sono già 21 gradi, oggi ci sarà da guidare, abbiamo controllato le moto, pneumatici, abbiamo controllato l'olio, oliato le catene, fatto un po' un check generale. Oggi l'highlight sarà Humahuaca, queste montagne colorate
bellissime. Abbiamo caricato tutto sul veicolo che ci seguirà, che ha anche le attrezzi riserva in caso di forature o qualsiasi inconveniente. Quindi niente, non ci resta che inserire il casco, metterci sulla GoPro e andare. Vamos! Ok, prima accensione. Bene, bel sound. Beh, top, super maneggevole rispetto ai bestioni che sono abituato a guidare io. Basta iniziare, quando uno va in moto, a guidare una moto enorme è poco maneggevole come ho fatto io, e poi tutte le altre moto sono più semplici. E si parte, si entra in strada, prima volta in moto sulle strade del Sud America. Vamos! Comunque Salta non è piccola, quindi ci stiamo mettendo un po' per uscire dalla città, tra traffico e semafori. Però devo dire che il traffico è abbastanza ordinato, non quello che ti aspetteresti da una città sudamericana. Eccoci qua ragazzi, siamo in vista delle Ande, quella là è la cordigliera delle Ande che andremo ad attraversare. È l'ultimo pezzo di verde che vedremo, perché dopo di là c'è la parte desertica, c'è questo campo di alta pressione che si forma sempre appunto tra la cordigliera delle Ande e la costa, dove c'è appunto il deserto di Atacama, uno dei deserti più aridi del mondo. Che spettacolo! Guarda che letti di fiume. Noi siamo rimasti pochissimi così selvaggi. Allora, finora la moto perfetta, frena molto bene, molto fluido il cambio, molto maneggevole, quindi va assolutamente bene, devo dire. Mi ci trovo confortevole, la sella mi sembra si sta belli comodi. L'unica cosa, essendo io un 80, forse mi sarebbe più comodo se fosse la sella un pochino più alta e distendere leggermente più le gambe, però dettagli. Devo dire che le strade sono sorprendentemente buone. Anche il lato delle strade è tenuto molto bene, molto meglio che da noi in tante parti d'Italia. Considerando che comunque il paese ha attraversato e sta ancora attraversando da anni una profonda crisi, assolutamente ottimo le infrastrutture. Guarda che paesaggio lussureggiante, con la catena andina davanti a noi. Appena usciti dalla città il traffico ovviamente è sparito. La maggior parte delle persone in Argentina, la maggioranza della popolazione vive a Buenos Aires e poi sparsa negli altri centri. Fuori è praticamente disabitata. E ora siamo letteralmente in mezzo alla foresta. Siamo divisi in due gruppi per essere un po' più sciolti. Più verde di così non si può. Bisogna stare un po' attenti che sulle curve sono spesso rigagnoli e l'asfalto è viscido. Questa strada è fantastica, con tantissime curve, è un po' stretta, incredibilmente hanno messo la linea divisoria in mezzo, da noi non l'avrebbero mai messa, ed è proprio in mezzo alla giungla, fantastico. Meno male è abbastanza asciutto l'asfalto, sennò diventerebbe molto viscido da queste parti. Guarda che spettacolo con i cavalli in mezzo alla strada dietro una curva. Basta vedere le cacche che ci sono sull'asfalto, capisci quanti animali ci sono liberi. Allora, adesso da quello che ci hanno detto, fra praticamente mezz'ora il paesaggio cambierà completamente, non ci sarà nemmeno più un albero e saliamo a 4500 metri di altezza. Sono questi camion bellissimi, tipici sudamericani. Una cosa che mi manca, perché ormai mi ci sono abituato, è il quick shift. C'è la possibilità di proprio di cambiare marcia senza tirare la frizione ogni volta. È una bella roba. Adesso il paesaggio sta cambiando lentamente. E qua infatti il paesaggio comincia a cambiare di brutto. L'aria è più fresca, le montagne sono abbastanza brulle. Incontriamo molto più movimento sia di polizia che di camion. Che spazi infiniti, veramente. Ecco, ci siamo fermati ragazzi un attimo in questo posto bellissimo. Guardate l'erosione delle montagne, come mostra gli strati sotto, e è spettacolare proprio il cambiamento di paesaggio. E nonostante tutto, qui dietro di me c'è una vigna, fanno il vino. E qua dietro invece c'è questo sorta di canyon che mi ricorda un posto in America, si chiama Bryce Canyon, che ha lo stesso tipo di erosione. Veramente sono senza parole, perché
Sembra di stare nei grandi spazi americani, ma siamo appena usciti dalla giungla. Praticamente qua siamo già entrati nella Quebrada de Humahuaca, che è questa valle lunghissima con tutti questi fenomeni di erosione spettacolari. Fa caldissimo e nonostante ciò siamo a 2300 metri, quindi siamo veramente veramente alti, però fa veramente caldo. Sì. Sto guidando letteralmente dentro un sogno. È indescrivibilmente bello questo continuo cambio di paesaggio, e nemmeno un'ora fa eravamo in mezzo alla giungla, in mezzo alla foresta pluviale letteralmente. Ora siamo in mezzo ai cactus. L'asfalto è perfetto anche qua, poco traffico, quindi è veramente posto da sogno. Pensa quanti millenni per erodersi così le montagne, per creare questo spettacolo della natura che ti fa vedere tutti i livelli, proprio tutti gli strati. Qua c'è da stare attenti perché tra una metà dell'asfalto e l'altra c'è una strana gobba, tipo un dosso continuo, e se lo attraversi senti una bella sberla. Ma guarda che rocce, di che colore arancione splendente. Incredibile come in mezzo a tanta desolazione ci sono comunque paesi, e questo qua è tutto costruito in adobe. Adobe praticamente sono questi mattoni color arancione con cui sono costruite la maggioranza delle case qua, è argilla e paglia essiccata, da cui prende il nome Adobe Photoshop, e è una tecnica costruttiva che si conosce da millenni, iniziata in Medio Oriente e tramandata poi a tutte le popolazioni del mondo. Chiaramente utilizzi il materiale che hai a disposizione intorno a dove vivi, un po' come da noi facevano con le calcare, qua con l'adobe, perché ovviamente non ci sono pietre per costruire le case, quindi è tutto fatto in adobe, economico e locale a chilometro zero. Bienvenidos a Tilla Tilcara, patrimonio dell'umanità. Adesso sono le 13:39 e credo che ci fermiamo per il pranzo. Qua mangiano un po' tardi, un po' come in Spagna. Guarda che cactus enorme, è un albero, non è un cactus. Qua è piena di occidentali perché ovviamente è una zona molto turistica. Ok, abbiamo pranzato e ora andiamo a fare un po' di sterrato. Arriviamo in cima a una montagna, non so se è questa qua davanti a noi, devo capire bene. Comunque faremo circa, da quello che ho capito, o 30 o 50 km di sterrato. Eccoci arrivati a Humahuaca, c'è anche l'illuminazione comunale. Allora, stanotte dovremo dormire qua, però prima andiamo a farci off-road. Adesso abbiamo un po' di parte di sterratino, andiamo a vedere com'è. Cani lungo la strada, che spettacolo anche qua comunque. Beh, sterrato è facilissimo qua, quindi questa moto non ha problemi. L'unica roba è che sono scomodissimo in questa posizione perché ovviamente il manubrio sono piegato praticamente. Ecco laggiù le montagne colorate. Non abbiamo disattivato l'ABS e boh, per adesso, se comunque la strada è così, che non ci sono grosse pendenze, non serve. Che merda. Ora su questo sterrato non è che serva molto stare in piedi, però sono più comodo a volte perché vedo meglio dall'alto se c'è qualche problema sulla strada, tipo buchi. Ora siamo quasi arrivati in cima. Siamo rimessi in formazione. Mamma mia, che spettacolo incredibile! Patrimonio dell'UNESCO, ci credo. Formazione così non la vedi tutti i giorni. Veramente indescrivibile. Mai visto una cosa del genere. Finalmente siamo arrivati qua. Questo era uno dei posti
cui non vedevo l'ora di arrivare oggi, la montagna dei 14 colori. Chiaramente è tutto il frutto dell'erosione di 115 milioni di anni fa, appunto l'erosione dei diversi strati, strati molto particolari, ha dato alle montagne queste varie colorazioni, si vedono proprio ogni strato, sono milioni di anni. E siamo a 4300 metri. Non sono mai arrivato a questa altitudine con la moto. Credo che una volta in Perù arrivai a 5000 a piedi, ma con la moto mai. Qua c'è proprio il 4350 metri sul livello del mare. Poi credo che la cosa più incredibile sia fare un trekking, cioè passare proprio sulla cresta delle montagne, così ce l'hai proprio davanti a te da qua. È già spettacolare, ma andarci proprio vicino, vedere tutte quelle stratificazioni, ogni stratificazione è letteralmente un ritorno indietro nel tempo. Le moto anche sul pezzo off-road si sono comportate bene, chiaramente appunto la posizione non è fatta per l'off-road, quindi però l'hanno affrontato benissimo. Bene, il sole tramonta, dobbiamo rientrare, inizia a far freddo, guarda che spettacolo della natura veramente. E adesso andiamo a cannone in giù. Sono arrivato all'albergo, è stata una giornata bellissima con una varietà di paesaggi davvero incredibile, spero che dal video traspaia. Adesso, come potete vedere qua, ho fatto il mio solito casino di tutte le robe che ho tirato fuori, roba da video, magliette da cambiarsi e cose varie. Sto mettendo chiaramente a ricaricare tutte le cose qua dell'attrezzatura. Ho come schema che non importa quanto stanco sono, prima cosa quando arrivo in camera metto a ricaricare tutto e domattina ci aspettano nuove sorprese. Ci vediamo, credo fra qualche giorno, per il nuovo video del giorno 2. La moto è andata benissimo, veramente non avevo mai guidato una CF moto, non avevo mai guidato quel tipo di moto. Secondo me è perfetta per entry level perché comunque non ha una grossa potenza, quindi non ti mette mai in difficoltà. Va bene per chi ha lasciato da parte un po' la moto e vuole riprendere dopo un po' di anni. Come avete visto riesce a fare anche lo sterrato, chiaramente non è una moto da sterrato, quindi se ti fai tutto il giorno in sterrato è stancante perché la posizione non è quella giusta. Detto ciò, sono soddisfatto e non vedo l'ora di arrivare domani per scoprire nuove meraviglie. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!